Torre del Cerrano rappresenta ovviamente l'elemento più prestigioso della Guida Blu in Abruzzo nel 2021, premiata con le quattro vele, quindi conferma questa performance. Un premio che noi consegniamo insieme al Touring Club Italiano proprio per promuovere le realtà turistiche di più alto pregio. Ovviamente Torre del Cerrano rappresenta, anche in quanto area naturalistica protetta, un elemento forte che viene alla direzione anche della ripartenza. Non è un caso che la Guida Blu l'anno scorso non è uscita, proprio legato al tema della pandemia che ha un po' bloccato tutte le nostre attività. Quindi oggi è un momento per ripartire, per farlo dentro un'area che ha le sue bellezze e che dal punto di vista non solo naturalistico ma anche turistico rappresenta un elemento di forza e pilota per l'intera regione Abruzzo. Naturalmente l'aver ospitato oggi la cerimonia regionale per la Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano e l'aver ricevuto l'ambito riconoscimento delle quattro vele di Legambiente è un momento importante di promozione del turismo responsabile e del turismo sostenibile sulla nostra area. Le aree protette nascono per tutelare il territorio, per tutelare la biodiversità, per tutelare la nostra natura, quindi l'obiettivo prioritario è quello. Dobbiamo essere bravi a saper gestire i flussi turistici, dobbiamo puntare, dobbiamo investire seguendo le finalità dell'area marina protetta che prevedono proprio la promozione di un turismo che sia responsabile. A Torre Cerrano si possono effettuare visite guidate con le guide e con le società che gestiscono i servizi turistici, si possono effettuare escursioni e visite guidate alle scoperte delle pinete costiere, alla scoperta della duna che è un elemento importante di biodiversità ed è un punto che tuteliamo perché proprio in quell'area, in quella zona nidifica anche il Fratino che insieme a tanti volontari e a tante associazioni ambientaliste proteggiamo con il progetto Salva Fratino. Di fronte a Torre Cerrano si può effettuare lo snorkeling tra i resti dell'antico porto sommerso, così come abbiamo dedicato uno spazio che verrà installato a breve al mezzo miglio blu, quindi un tratto di costa, un tratto sicuro di mare dedicato al nuoto, quindi ai professionisti, agli sportivi che vogliono nuotare in maniera sicura in un'area marina protetta.